rapido tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca che ho deciso di chiamare giacca Esmeralda e che ho realizzato con un filato che sono contentissima di aver potuto riprendere a lavorare e quindi ad acquistare. Vi presento il filato Perlina Special della Mistrico Filati. Ora, chi mi conosce, chi mi segue da tanti anni, sa che io questo filato l'ho usato per fare veramente tantissime creazioni. Ho fatto un vestito dello stesso colore, ho fatto comunque altri vestiti, ho fatto maglie, ho fatto giacche. Veramente è un filato che si presta a tantissime creazioni. È molto ritorto ma anche molto morbido. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura circa 340 metri ed è 100% micofibra. La cosa che mi piace è che è un po' elastico, quindi ha questa particolarità che quando viene lavorato dà questa elasticità alla creazione e io lo adoro per questo. Dicevo, quindi lo trovate disponibile sul mio sito, di cui vi lascio sempre il link in descrizione, ossia www.filatielsa.com. Voglio farvi vedere altri colori che sono disponibili, ma ce ne sono veramente tanti altri. Vedete, questi colori sono molto estivi, però abbiamo anche a disposizione delle tonalità di blu, del lilla, quindi vi potete sbizzarrire a fare questa giacca sia in versione da giorno, quindi con colori più briosi come questi qua, o da sera, quindi con colori più scuri come appunto il verde che ho utilizzato io, o anche perché no qualche tonalità del blu. Io li adoro tutti. Per quanto riguarda il quantitativo, allora vi dico già che io ho lavorato con l'uncinetto del numero 3,5 e ho utilizzato 3 di questi gomitoli, ma dell'ultimo me ne è avanzato un pochetto, quindi taglia M vanno bene 4 gomitoli, taglia L anche nel vostro caso vi dico che vanno bene 4 gomitoli, proprio perché la taglia M del quarto gomitolo non lo deve usare tutto, a meno che, vi dico subito, se volete fare le maniche lunghe. In questo caso, se volete fare le maniche lunghe taglia S, dovete andare a prendere 4 gomitoli, perché altrimenti con 3 non ce la fate. Taglia L, rimaniamo sui 4 gomitoli, taglia L invece vi occorrono 5 gomitoli, e naturalmente così via. Per quanto riguarda la lavorazione, allora, questa volta non ho incominciato da sotto, non ho incominciato da sopra, ma sono andata a creare 3 pezzi, diciamo 3 rettangoli, uno dietro e i 2 davanti, che poi sono andata, mi avvicino così vedete bene, sono andata a cucire lateralmente. Questo perché volevo che la lavorazione venisse in... mi piaceva questa lavorazione, già l'avete vista, l'ho già utilizzata, proprio per fare, se non mi sbaglio, il vestito Rimini, sempre con il perlino. Però in quel caso è fatto in maniera orizzontale, invece io volevo le strisce in verticale, quindi ho fatto questi rettangoli che vanno lavorati da destra verso sinistra, in modo tale che appunto ho dato vita a questa lavorazione poi in verticale. Sembra complicato, non lo è, nel video lo spiego molto meglio quando vi spiego appunto come realizzare il punto. Quindi dicevamo, ho fatto questi 3 pezzi che poi ho cucito tra di loro e poi sono andata a riprendere la stessa lavorazione, però lavorando in tondo e fare le maniche le ho fatte leggermente a sbuffo, come potete vedere sono andata a stringere l'ultimo giro per creare questo effetto sbuffo, però non quell'effetto proprio a palloncino, ma soltanto un pochettino qui verso la fine. E io ho preferito fare le maniche a 3/4 perché è una giacchetta che voglio utilizzare soprattutto in estate, quindi se la facevo lunga l'avrei in estate, forse non l'avrei utilizzata quanto avrei voluto, per questo ho deciso di farla appunto a maniche 3/4, però voi potete farla anche a manica più lunga. La lavorazione è semplicissima perché comunque sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e io ho fermato la mia giacchetta con questa spilla che vedete qui, ma voglio anche... potete farla anche più chiusa e quindi usare anche un bottoncino, io invece ho preferito optare per una spilla. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre, per chi acquisterà il mio filato per fare questa creazione avrà in omaggio anche il PDF, in modo tale da avere sia video, tutorial che PDF e poter mandare eseguire in maniera più sbrigativa e veloce questa giacchetta. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare, e qua già la vedete la lavorazione in atto, il filato della Mistrico Filati linea Perlina Special. Il colore che ho scelto io è questo 6, questo bellissimo verde, ma come vedete ci sono anche altri colori, ma sul sito ne trovate veramente tantissimi, lilla, il blu, veramente
tantissimi. Allora, questa volta andremo a fare una giacchetta, ma la faremo in maniera diversa dal solito, ossia non si inizierà da sotto, ma inizieremo dalla parte dietro. Quindi faremo tre pezzi, sarebbero tre rettangoli, uno per la parte dietro, eccola, e una per, e due per le parti avanti. Per la parte dietro non si lavorerà dal basso verso l'alto, ma da destra verso sinistra. Quindi le catenelle che andremo a montare, io vi dico già quante le ho montate qui, e invece qua vi farò vedere un campioncino. Le catenelle montate devono andare dalla vostra spalla fino a dove volete che vi arrivi la vostra giacca, quindi se la volete più lunga o più corta rispetto alla mia, che avrete già visto all'inizio del video, dovete andare a montare in più o meno catenelle. Allora, io per la mia, che tipo lunga circa 53 centimetri, ho montato 95 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui poi vanno aggiunte 2 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi ricapitoliamo: io ho montato con l'uncinetto il numero 3 e mezzo, 95 catenelle, che sono la lunghezza che va dalla spalla fino a dove voglio che mi arrivi la giacca. Se voi la volete più lunga, dovete aumentare, tenendo presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3, quindi ai meno 95 tipo dovete andare a aumentare, se di qualche centimetro aumentate solo di 6 o 9 catenelle, se la volete molto lunga dovete aumentare molto di più, quindi andate ad aumentare sempre, però tenendo presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3 più 2 catenelle che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine. E come vi ho detto, non si lavorerà dal basso verso l'alto, ma lavoreremo da sinistra verso destra. Questo ci permetterà appunto di avere la lavorazione così in verticale. Poi naturalmente nel procedere del video si capirà bene di più. Allora, quindi ho montato 95 nella mia lavorazione qui, ho montato meno catenelle, sempre un multiplo di 3 a cui vanno aggiunte 2 catenelle, e andiamo a realizzare il nostro primo giro, che in realtà è semplicissimo. Si vanno a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, si salta la prima delle catenelle di base, si va nella successiva e si va a fare una maglia alta in ogni catenella. Mi raccomando, contate le maglie alte in modo tale da avere il numero di maglie alte giuste, che deve essere un multiplo di 3 a cui vanno aggiunte 2 maglie alte. Quindi andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella, ma ricordatevi questo particolare. Allora, nel mio caso sono 14 maglie alte, multiplo di 3 12 più 2. A questo punto ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare una maglia alta non chiusa. Questo che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme e vado a fare 3 catenelle e si ricomincia. Quindi, come vi ho detto, va fatto questo per tutto il nostro secondo giro. Quindi andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, si chiudono insieme e si vanno a fare 3 catenelle. Ancora 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, si chiudono insieme. Quindi questo è quello che si deve ripetere per tutto il secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro facendo una catenella ed entrando nella terza catenella iniziale, che qui aveva la nostra prima maglia alta, e facciamo una maglia alta. Abbiamo terminato così il nostro secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro. O vi alzate con una catenella o fate come me, entrate direttamente nella maglia alta e andate a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 4 e 5. Archetto successivo, di nuovo maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa.
Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Scusatemi, io qua devo terminare il giro, quindi ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella che qui aveva la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. E questo è il nostro quarto e ultimo giro. Andiamo nella terza delle nostre 5 catenelle e realizziamo 3 maglie alte nella stessa maglia, nella stessa catenella di base. Quindi una, due e tre. E si ricomincia da capo. Quindi si va nell'archetto successivo, si entra nella terza catenella e si vanno a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Archetto successivo, si entra sempre nella terza catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto successivo, di nuovo si entra nella terza catenella e si vanno a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi si deve fare questo per tutto il quarto e ultimo giro. Si termina il giro entrando nella maglia bassa e facendo una maglia alta. Ora a questo punto si deve riprendere dal primo giro, ve lo faccio vedere un attimo. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta in ogni maglia alta. Mi raccomando, entrate bene nella maglia alta sottostante, non soltanto nei due forellini, ma entrate proprio all'interno. Quindi andiamo a fare tutte maglie alte. Questi sono i 4 giri che vanno ripetuti. Come potete vedere, non lavoriamo in questa maniera, ma in questa maniera, perché io nel campione sono lunga, ho 95 catenelle messe, quindi la lavorazione verrà da questa parte a quest'altra parte. Io naturalmente vi farò sapere quante poi ho motivi ho fatto, come ho fatto, quindi ho terminato il pezzo dietro e come andare a fare poi i due pezzi avanti. Allora, io ho terminato di lavorare il mio pezzo dietro, ho lavorato il motivo facendo in modo che mi venissero fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motivi completi più naturalmente le strisce. Vi dico già che per terminare la lavorazione noi abbiamo iniziato con il giro di maglie alte, quindi qui dobbiamo terminare con il giro di maglie alte in modo tale che comunque sembri, vedete, l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, ripetete sempre i vostri giri, però terminate sempre facendo il primo giro, quindi quello di maglie alte. In totale quindi a me è largo circa 44 centimetri, mentre vi ricordo che è lunga circa 53 centimetri, montando, vi ricordo sempre, 95 catenelle nel mio caso. Adesso andrò a fare due parti avanti, poi io scendo un attimo per farvi vedere, farò due parti avanti dove però lascerò, che saranno una a sinistra e una a destra, lasciando comunque dei motivi liberi dietro, quindi diciamo che al massimo andrò a lavorare due motivi in piedi, quindi pieni, quindi da qua a qui, quindi lavorerò per circa in altezza 16 centimetri, 15 centimetri, sì, sono 15 centimetri. Monterò sempre 95 catenelle perché deve essere uguale come lunghezza dalla spalla fino a giù alla parte dietro, quindi monterò sempre lo stesso numero di catenelle, però direi che andrò a lavorare appunto per due motivi in pieni più quello che mi serve per avere l'inizio uguale alla fine, e devo farlo sia a destra che a sinistra. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi calcolate che dovete lavorare almeno tra i 15 e i 20 centimetri, lasciando quindi al centro la parte libera. E ho fatto, allora ho lavorato anche i due pezzi, quello avanti destro, quello avanti sinistro, e adesso bisogna andare a cucire. Per andare a cucire cuciremo naturalmente qui in alto le spalle e poi dal basso, quindi da qui verso l'alto, lasciando libero le maniche. Per quanto lo scalfo le maniche, per quanto riguarda lo scalfo maniche, mettiamoci così che più è facile, allora io che sono una taglia S devo andare a cucire lasciando da qui a qui almeno 15 centimetri di larghezza. Mi raccomando, per una taglia M lasciate 17 centimetri, per una taglia L lasciate 19 centimetri. Questo è il vostro scalfo manica, quindi sia da questa parte che naturalmente dall'altra parte. Quindi quando andate a contare, quando decidete quanti centimetri fare, mettete il marcatore, contatevi le maglie dal qua
a scendere, in modo da mettere lo stesso numero di maglie anche da quest'altro lato. E poi, come vi ho detto, quindi una volta messo il marcatore si andrà a cucire da sotto fino a dove abbiamo messo il marcatore, e qui sulle spalle. Allora, io ho cucito quindi la mia i miei tre pezzi sia sulle spalle che lateralmente, e qui ho iniziato a fare la manica per vedere un po' come veniva, e siccome l'effetto mi piace, adesso vi faccio vedere come andare a fare lo stesso punto, però non più in giri di andata e ritorno, ma in giri tondi. Non so ancora se farò le maniche a tre quarti o maniche lunghe, sto decidendo man mano che procederò con la lavorazione, però nel frattempo vediamo come andare a fare lo stesso punto, quindi sempre questi quattro giri, però in versione tonda. Allora, dobbiamo sempre andare a lavorare i nostri giri. Noi qui abbiamo come giro base, diciamo, già il nostro primo giro, perché qui abbiamo tutte le maglie alte, quindi passiamo direttamente ad iniziare facendo il secondo giro. Per fare il secondo giro io naturalmente mi aggancio qui dove ho la prima maglia alta in corrispondenza poi della maglia alta sotto, in modo tale che poi riviene la mia diciamo il mio prisma. Quindi vado dove ho la prima maglia alta, e vado quindi a lavorare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, altra maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, di nuovo una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 3 catenelle e vado a fare la mia solita lavorazione, quindi 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, le chiudo insieme e vado a fare le mie 3 catenelle. Continuo quindi così per tutto il mio, quindi già diciamo secondo giro, perché appunto il primo giro era quello con le maglie alte, quindi vado a lavorare tutto il mio secondo giro. Quando arrivo qui dove ho la cucitura della spalla, naturalmente vado a fare sempre le mie 3 catenelle, salto la cucitura e vado direttamente dove ho la maglia alta successiva. Quindi vedete, io qui ho la cucitura, la salto, vado direttamente sopra la prima maglia alta del mio gruppo di 3 maglie alte. Quindi quando fate questa lavorazione saltate dove avete la cucitura. E poi si continua a lavorare normalmente, andando sempre a fare i nostri gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Allora, sto terminando il giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una mezza maglia alta. In questa maniera eviterò di fare le classiche maglie bassissime e vado direttamente a fare il secondo giro, quindi vado a fare una maglia bassa e poi 5 catenelle, vado nell'archetto successivo maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il terzo giro. Vi ricordo infatti che noi in questo momento stiamo facendo il terzo giro, quindi sempre 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Sto per terminare il giro, ho fatto le mie ultime 5 catenelle, vado dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Questa volta invece le andiamo a fare le mezze maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo la terza delle nostre 5 catenelle, e a questo punto andiamo a fare il nostro quarto giro, ossia 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2. Andiamo nell'archetto successivo, entriamo sempre nella terza catenella, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Mi raccomando, una cosa che non ho detto prima, se avete bisogno di allargare o di stringere la lavorazione dovete andare a cambiare l'uncinetto, quindi noi adesso stiamo lavorando col 3,5, se avete bisogno di allargare andate a lavorare col 4, se avete bisogno di stringere andate a lavorare con l'uncinetto del numero 3. Quindi io continuo adesso a fare il quarto giro, vi farò vedere un attimo come terminarlo e come iniziare poi il nostro primo giro, che comunque è semplicissimo perché si va sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, però ve la faccio comunque vedere, e poi si ripeteranno sempre questi giri fino alla lunghezza della manica desiderata. Io non so ancora quanto la farò lunga la manica, vorrei farla a tre quarti, però vorrei anche provarla ogni tanto
tanto e vedere come va, perché se poi mi piace com'è la lavorazione, quasi quasi poi faccio la manica lunga. Comunque deciderò in corso d'opera e naturalmente poi vi farò sapere quante volte appunto sono andata a ripetere i miei 4 giri, quindi quanto ho fatto lunga la mia manica. Ok, quindi sto terminando il quarto giro, vado sempre a fare una maglia bassissima dove ho fatto la terza catenella iniziale e quindi posso andare a fare il mio ultimo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi si ricomincerà da capo. Quindi ripeto, questi sono i 4 giri che dobbiamo andare a fare sempre per tutta la nostra lunghezza della manica. Allora, ho terminato di fare la mia manica, alla fine l'ho fatta a 3/4 che mi arriva subito dopo il polso, scusatemi, subito dopo il gomito, e ho ripetuto il motivo per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, solo che l'ultimo giro che sono andata a fare ho fatto quello delle 3 maglie alte chiuse insieme, ma non ho fatto catenelle di separazione in modo da chiudere la lavorazione e avere l'effetto palloncino. Quindi ripeto, ho ripetuto i miei motivi per 5 volte piene, il sesto motivo mi sono fermata al giro delle 3 maglie alte chiuse insieme, però non sono andata a fare le 3 catenelle di separazione in modo tale da stringere la lavorazione, quindi facevo le 3 maglie alte chiuse insieme e poi direttamente le 3 maglie alte chiuse insieme in modo da ottenere l'effetto palloncino. Adesso farò la stessa cosa anche nell'altra manica per terminare anche quella, e così poi la nostra giacca sarà terminata.